Anna Kulishoff, ormai anziana e malata, rievoca in compagnia di Turati gli episodi più salienti della propria vita, mentre in Piazza del Duomo si svolge una provocatoria manifestazione fascista. Dopo una fallita esperienza sovversiva in Russia che l'ha costretta ad espatriare, Anna si trasferisce a Lugano, in una comune anarchica, dove nel 1877 conosce Andrea Costa. Il legame affettivo che presto li unisce si consolida anche attraverso una serie di esperienze politiche in Francia e successivamente in Italia, a contatto con gli esponenti più significativi dell'Internazionale Socialista. Ascoltami tu. D'ora in poi lavorerò soprattutto per l'Italia. I deputati socialisti. L'ideologia politica di Anna e di Costa si matura e si modifica nel tempo. Da un iniziale populismo di stampo anarchico si attesta su una visione marxista della storia. Mentre Costa è in carcere a Perugia, nel 1880 si svolge a Chiasso un congresso anarchico. La Kulishoff non vi partecipa. Si incontra però con Cafiero, con il quale stabilisce un legame di amicizia e di stima reciproca che comunque non attenua i contrasti fra le rispettive posizioni politiche. È inutile odiare e maledire gli uomini che ci perseguitano. Sfidando un decreto di espulsione dall'Italia, Anna raggiunge Costa ad Imola e con lui collabora alla crescita dell'Avanti settimanale. L'articolo che ho scritto per l'ultimo numero della rivista. Parlo della Heldman, sai? Nel 1881 Costa promuove il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, nuovo centro di aggregazione del socialismo italiano. Nonostante la nascita di Andreina, nei rapporti tra Anna e Andrea sorgono le prime incrinature. Costa viene eletto deputato e per la prima volta un socialista entra come tale in Parlamento. E accettate questa prospettiva. Ma prima devo prendere la. La Kulishoff è di nuovo in Svizzera, dove collabora con Plekhanov e con altri esiliati russi. Per riprendere gli studi di medicina si iscrive all'Università di Napoli, dove si trasferisce con la bambina. Gli incontri con Costa sono sempre più rari. La salute di Anna è malferma, le condizioni economiche precarie. Nel 1885 conosce casualmente Turati, che le consiglia di trasferirsi in Alta Italia, dove potrà esercitare la professione di medico con maggiore serenità. Ci voglio l'amor mio, che bello e altero, è la bandiera dei lavoratori, e poi voglio la banda del paese, perché la banda a me mi fa allegria, è il nome del mio amor sulla ghirlanda, e un poco del suo cuor portarmi via. Ci voglio il sole, il cielo azzurro che agli occhi del mio amore, ci voglio la speranza dentro il cuore, nell'avvenire dei lavoratori, e poi voglio la banda del paese, perché la banda a me mi fa allegria e suoni la canzone che è sempre in fiamma e parla di giustizia, e così sia. E poi voglio la banda del paese,
fatto bene a lasciare Napoli ad accettare l'invito della principessa. Sì, è una carissima donna. E poi è russa, anche lei. Guardi, la villa è sul lago. Sì, la bambina si troverà molto bene, ci sono un sacco di bambini qui. E poi potrà continuare a studiare. Vede, a Como c'è un ospedale, un poliambulatorio e molti studi privati. Poverina, è stanca morta. Abbiamo fatto un viaggio terribile. Non ha chiuso occhio tutta la notte. Adesso vi riposerete. E qui in breve sarà tutto in ordine. Non so come ringraziarla. A Napoli non mi ci potevo più vedere. Non sapevo proprio dove andare. Ma a Como, naturalmente. Era qui. Meno male che non me ne sono accorto. E perché? Sarei stato battuto di sicuro. Allora meno male. Sono 10 anni che tiro avanti così, non sono pure io come. Adesso sto bene, ma fino a qualche anno fa un inferno. Neurastenia. Sì, sono stato... No, forse lo sono ancora... L'uomo più neurotico d'Europa. Ma non lo dica nessuno. Ho consultato i maggiori neurologhi di Londra, Vienna. Tutto inutile. La diagnosi era sempre la stessa. Ebbe inizio un brutto giorno. 10 anni fa, non so neppure io come, non so, mi prese una specie di turbamento, di intorpidimento al cervello. La sensazione che stesse per succedermi un disastro. Un'angoscia che non so dirle. Ero appoggiato ad una finestra. Pensi, il gran salto. Ha mai provato a lavorare? Sì. Sì, da studente. Ha fatto una bellissima laurea. Volevano perfino pubblicarmela. Sì, ma la ritirai. Poi del giornalismo, della critica letteraria. Ah, mi sono occupato di molte cose. Come la questione penale, per esempio. Ne scrissi per dimostrare che il delitto ha profonde radici in questa società basata sullo sfruttamento. I veri e soli motivi che determinano il reato sono i fattori sociali e principalmente lo stato economico. Finché la natura umana verrà defraudata nelle sue più elementari esigenze, come il benessere, l'educazione, legge dell'amore, essa reagirà con il delitto. Le sue idee sono giuste, però bisogna applicarle, non le pare? E come? Attraverso il socialismo? Forse. Ma non il socialismo italiano, ah no, infetto da quella specie di vaiolo nero che è la follia anarchica. Perché? Perché non è d'accordo? Sì, sì. E no. Guardi, a me i socialisti nostrani, tranne pochi, mi sembrano dei cospiratori da melodramma. Sia quelli da salotto che quelli da comizio. Ma non ci sono solo i mondani e i comizianti. Costa. No, beh, Costa. Costa lo rispetto. Anche Loria, anche Bissolati, ma non bastano. Il giorno che attecchisse un socialismo positivo, scientifico, alla tedesca, ecco per intenderci, ebbene, allora mi farei socialista anch'io. Ma adesso mi basta restare nelle mie modeste posizioni di democrazia radicale. Per me lei ne è già fuori. No. No, conosco i miei limiti.
Perché non prova a fare del giornalismo socialista? Ah, fatela avanti di Costa. Il giornalismo socialista italiano di oggi è prova di imbecillità e di retorica. Eppure ci sarebbe tanto da fare. Tradurre i testi, diffonderli. Marx, per esempio. Già, ma bisognerebbe averlo letto. Non dormi, non puoi andare all'asilo. Tutti i bambini che vanno all'asilo a quest'ora dormono. Mamma, vieni qui. Ma che c'è, Ninni? Cos'hai? Non stai bene? Mamma, chi è Filippo? Un amico della mamma. Chi è Filippo? Ma te l'ho detto, tesoro. Un amico della mamma. Che ti vuole tanto bene. Mamma, dov'è papà? A Roma, non lo sai? Io le voglio tanto bene a mio papà. E fai bene, Nini. E quando viene, papà? Presto. A Natale viene, me l'ha promesso. Certo. E ti porta tanti bei regali. Ora dormi. Mi lavori a Cottimo per una fabbrica, ma a casa mia. Se vorrei tirare avanti, devo star su 13-14 ore. Se dovessi andare in fabbrica, mi podariano. Alla sera mi sono stracca morta, sono stanca morta. Sta peggio la madre del figlio. E lui l'hai visto? Rachitico, linfatico, con le adenoidi. E lei che male ha? Lavora troppo, non mangia abbastanza. S'ammazza per tirar su il ragazzo. E noi parliamo tanto di ideologie. E vi sono altri bisogni e altri interessi che toccano le donne più direttamente e profondamente degli uomini. E precisamente nel loro famoso regno della casa, di cui sono rimaste regine senza corona. La maternità e l'amministrazione della casa sarebbero una professione assai elevata se la donna vi fosse diversamente preparata e se codeste funzioni venissero considerate dagli uomini mariti come una professione, se non superiore, certo uguale a quella del fare il medico, l'avvocato, la commerciante, la sarta. Così via. Mi auguro, per il trionfo della causa del mio sesso, solo un po' più di solidarietà fra le donne. Confido che voci giovani e forti avranno ben più efficacia della mia, infiacchita dal grigio tramonto. Ma che un medico con laurea a Pavia e a Berna non possa frequentare i laboratori perché una donna...
Perché non gliene parli al tuo Cavallotti? Quante volte te lo devo dire che dalla Democrazia Radicale mi sono dimesso? Ma perché mi rinfacci sempre le mie origini radicali? E i giovani del Partito Operaio, lo sai da chi sono venuti per farsi difendere? Da me, mica dal Cavallotti. Quando? Oggi. Ah! Comunque, io dei laboratori me ne infischio. Invece sono stufa del socialismo ragionevole, comune a tutti, dai pacifisti ai radicali. Dobbiamo deciderci a far sul serio. Alla tedesca. E che colpa ne ho io se Marx e Engels sono tedeschi? Senti, a questo punto c'è una sola cosa da fare. Vieni a vivere a Milano. Lo studio te lo trovo io. Così possiamo occuparci insieme della rivista e vederci di più. Eh? Mamma, com'è bella questa casa! Nello studio in fondo, per favore. Aiutami a sistemare la targa, dottor Anna Kulishoff. È un bellissimo posto, Filippo. È all'altezza giusta. Un po' sopra i dottori e sotto i santi. E i martiri? I martiri? Siamo esattamente alla loro altezza. Ma chi ci pensava ai martiri in quel periodo? Le cose andavano bene. Il Kaiser aveva cacciato Bismarck. I socialisti passavano da una vittoria all'altra, in Germania, in Inghilterra. E l'Internazionale Socialista era stata rimessa in piedi. Tant'è che lavorando come ciuchi, l'anno dopo organizzammo il congresso di Genova. Combattiamo con voi una lotta accanita. E non è questione di buono o mala fede, da nessuna parte. Ma siamo diversi. Non è possibile andare d'accordo. E allora, ciascuno vada per la sua strada. Radunatevi altrove e noi faremo lo stesso. Siamo in minoranza? Lo sappiamo! È l'ora di finirla! Basta! Gori, non costringerci a mettervi alla porta. Siamo stanchi e non possiamo più perdere tempo! Bisogna definire le linee del partito. Il partito deve essere un vero partito socialista, capace di liquidare il trasformismo, bloccare Gritti e la monarchia. E opporsi al colonialismo italiano, un colonialismo da straccioni. Siamo tutti d'accordo. Le cooperative agricole emiliane, gli operai di Milano e i contadini di Sicilia. C'erano tutti. Turati, Trampolini, Bissolati, Lazzeri. Vorrei aggiungere a proposito del partito. Stiamo attenti a non volerlo troppo grande. Unione e
Emancipazione, organizzazione. Anche un clericale, veramente. Ma se diciamo socializzazione dei mezzi di produzione e conquista dei poteri pubblici, allora solo i socialisti saranno d'accordo. Bene. Ecco, amici e compagni, queste sono le linee fondamentali del programma che noi intendiamo sottoporre alla vostra approvazione. Organizzazione del partito di classe indipendente da qualunque area. Ammissione al partito di chiunque ne accetti il programma e combatta per realizzarla. Socializzazione dei mezzi di produzione e gestione sociale dell'economia. È su questo programma che tutti insieme, uniti, noi fonderemo il Partito Socialista. Bene. Costa tentennò fino all'ultimo. Poi anche lui si decise. Grazie, grazie compagni. Ma non posso accettare la presidenza del partito. Deploro il modo con cui si è arrivati al distacco degli Aranici. Comunque, sottoscriverò. Andrea, sei arrivato! Hai tentennato, ma poi ti sei deciso. Temevo che facessi come la Briola. E perché? Sono forse un professore? Ma di un po', perché quello lì ce l'ha tanto con voi? È un pignolo, un malalingua. Abbiamo cercato di convincerlo che il programma netto come lo vuole lui non è ancora possibile. E tu credi che da qui nascerà... No. Non credo che sia finita con l'eclettismo, il confusionismo, la demagogia, l'utopismo. Se è questo che vuoi dire. Che c'è, Andrea? Ti trovo bene, sai? Mi fa piacere rivederti. È l'autunno, mio caro. Un autunno un po' rosso, ma pur sempre autunno. Non mi sei ancora venuto a trovare nella mia nuova casa? In Portici Galleria, credo. Un appartamento lussuoso, mi dicono. Se ti costa tanto venire nel mio appartamento lussuoso, non ci venire. E la bambina? Bene. È ai bagni. Hai sentito di Carlo? Cafiero. So che sta male. Che è stato preso da una pazzia sempre più grave. Che ora ha anche la mania religiosa. Che vuole la rivoluzione in nome di Cristo. Dice, i contadini sono credenti. Hanno ragione loro. Aiutiamoli a salvarsi l'anima e a far la rivoluzione. Il sole, quello è mio padre. Il principio è affermato. Ma perché ostacolate voi la tendenza naturale di ogni uomo verso l'assoluto, che è l'infinito bene, l'infinito bello, la forza infinita? Di tutti, in ciascuno, e di ciascuno, in tutti. Che è l'anarchia, quell'anarchia che vi fa tanta paura. Ma non parlate di libertà!
schiavitù. Oh. Trattenete quel raggio. La luce. Troppa qui. Datene a chi ne manca. Oh! 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 Se la sua è davvero pazzia, questa pazzia è generata da una società ingrata e ingiusta. Una pazzia che scaturisce principalmente dal suo amore verso gli uomini e verso il progresso. Una pazzia del futuro. Ciao, Costa. Ciao, Turati. Il 1892. Che euforia. Il Partito Socialista ci era nato così tra le mani, ad un tratto. E quanto lavoro quei primi anni. Andrina cresceva. Il tempo volava. L'Avanti Quotidiano arrivò a 50.000 copie. E la critica sociale divenne il punto di riferimento per tutti i socialisti. Poi la vittoria elettorale. Allora sembrava molto che il 7% degli italiani potessero votare. Gli altri niente voto. O perché poveri, o perché analfabeti, o perché donne. Comunque una vittoria. Ma venne il 98. Da mesi tutta l'Italia era in rivolta, si sparava in molte città. E gli operai della Pirelli? Ah, erano inferociti. Sì, quando andai per cercare di calmarli, la truppa aveva arrestato due ragazzi che distribuivano il mio appello alla pacificazione. Poi avevano sparato su una folla di dimostranti, uccidendone uno. E a Milano. A Milano c'era Bava Beccaris, comandante della piazza. Oggi tutto ci sembra così chiaro. Il re, l'esercito e la borghesia non tolleravano rivendicazioni popolari. Non gli bastava lo stato d'assedio. Le leggi eccezionali, gli eccidi periodici, il domicilio coatto, le 200.000 persone che ogni anno emigravano per fuggire fame, pellagra, malaria, tifo, colera. Le cannonate gli ci volevano. E 400 morti. Oh!
fine sarà l'internazionale futura umanità. Sì. Ci sono le barricate. Anche qui sotto, in piazza. Dov'è Filippo? Mamma! Ma non lo so. Poi gli scontri sono finiti, pare, no? Su, vai a letto, Andreina. Sono le 5 del mattino. Ma non li senti, Cavalli? Ma sì. Arresteranno Filippo. Se non ha fatto altro che predicare la calma. Arresteranno anche te. Arrestarmi? Io di qui non mi muovo, sono malata. E poi di cosa vuoi che mi accusino? Ma non lo sai quello che scrivono? Che vi hanno presi alla frontiera svizzera, insieme con le bande del Canton Ticino. Andreina, Andreina, sono dei mentecatti. Signore soldati! Mamma! L'onorevole Turati si trova qui per caso? No, non c'è. Come si permette? Sono un delegato. Siamo venuti qua per arrestarla, dottoressa. Dottoressa, favorisca a seguirmi. Perquisite. Perquisite? E con che mandato? Ma quale mandato? Dottoressa, lei conosce la legge marziale? Cerca il mandato, questa. Ma favorisca. Favorisca in questura, è meglio per lei. Se perquisite, voglio assistere. Non ci faccia ridere. Continuate.
Questo giornale ne sa niente. Con l'aumento del pane dovrete mangiare solo polenta. I vostri figli sono già anemici, linfatici, scrofolosi. A 15 anni ne mostrano 10. Mangiano polenta in vez di pane. Aumenterete la cifra spaventosa di 4.300 pellagrosi all'anno. Combattete. Combattete? Bravo. Pane e libertà per tutti voi. Pane e scuole per i vostri figli. Riconosce la sua prosa? A lei non rispondo. Si decide? Sì o no? In vestaglia? No, in abito da ballo. Vada pure, ma faccia presto. Mettete giù quelle armi. Per chi avete preso? Per il brigante Musolino? Mamma! E tu non gli dare soddisfazione a questa gente? Allora vengo anch'io. Guarda un po' se riconosci qualcuno. Anna Kulishov. È notorio che l'imputata è una fervente socialista. Avevano preso tutta l'opposizione, dai democratici radicali, ai repubblicani, ai cattolici progressisti, ma specialmente noi socialisti. Nel 1894 fu condannata al confino.
Ma dopo l'elezione del suo amico a deputato, raddoppiò di attività per assicurargli la base elettorale, specie tra gli operai della Pirelli, i quali però, perché ben trattati, avevano fino a quel momento resistito alle sue lusinghe. Ma alla fine la Kulishov ebbe successo, tanto che 1300 operai si erano iscritti alla sua lega e, imbevuti di massime sovversive, si segnalarono nella sommossa a Ponte Severo, particolarmente le donne, sulle quali l'imputata esercita molto ascendente, dimostrarono maggior ferocia. Come al solito, la mia specialità erano le donnette. Quelle iene ne condannarono più di 600. 1130 anni di reclusione, 90 di domicilio coatto, 307 di sorveglianza speciale. La mia azione nel partito è stata modesta. Sono socialista da 25 anni, ma in Italia ho fatto pochissima propaganda, per delicatezza verso il paese e per non essere espulsa. Io poi sono invalida da un anno e ho dovuto lasciare la mia professione di medico. Ma facendo il medico ho visto tali cose che ho creduto fosse giusto battersi per la proposta di legge a favore delle operaie e dei fanciulli. Se questa è propaganda, va bene. Sono lieta d'averla fatta. Kulishov Anna, 2 anni di detenzione e 1000 lire di multa. Albertario Davide, 3 anni di detenzione. Romussi Carlo. Reverendo, la prego, non faccia così. Nini. Nini. Forza. La forza io la trovo. Ma Filippo, coi suoi nervi. Finirà come Cafiero. Ma no, 12 anni a Turati. E chi ha interesse a tenere dentro un Turati per 12 anni? In Italia un accomodamento si trova. Voi ragionate da russa. Lo sapete l'accomodamento quale sarà? Il governo chiederà alle sinistre che votino le leggi eccezionali. Se le votate, ci mettono fuori. Siamo ostaggi, Prampolini. Non ci libereranno finché tutta l'Italia non sarà diventata una galera.
Ma voi direte di no. E nessuno oserà parlare a nome nostro. E farci liberare a un prezzo di vergogna. Siete una donna forte. Ma che forte, Prampolini. Ma che forte. Siamo sempre deboli. Io poi... io divento uno straccio quando penso ai dolori di chi mi è più caro della vita. Ma la vostra salute? La tubercolosi e l'artrite sono anni che me le porto dietro. Ho superato ben altro. Allora? Un momento, signora. I reni, semmai. Con quelli c'è poco da scherzare. Ma sentitemi un po'. Voi, Prampolini, Bissolati e tutti quanti. Il mio stato si aggrava. Della mia dignità ne rispondete voi. E io vi prego a mani giunte. Vi prego a mani giunte. Vi prego a mani giunte. Di opporvi a qualsiasi tentativo di farmi avere la libertà mediante una grazia o un indulto speciale. Impedite a chiunque che mi sia fatta questa offesa morale. Impedite a chiunque che mi sia fatta questa offesa morale. Impedite a chiunque che mi sia fatta questa offesa morale. Ridi, ridi perché mi vedi così conciato. Ma tu, scusa, come credi di essere, Se penso che ci separano così pochi metri, mi viene una rabbia, ma una rabbia! Sai, non ero nato per la politica attiva. Non volevo. E poi si può essere utili altrimenti. E non si ha il diritto, con i nervi così fragili, di esporre altri a questi cicloni. Filippo, tu ora non te ne rendi conto. Ma in quello che è accaduto quest'anno ci sono anche molte cose buone. Abbiamo avuto modo di apprezzare tanta bontà d'animo, tante amicizie vere, devote, tanta affettuosità da parte di moltissima gente. In fondo possiamo rallegrarci. Bava Beccaris ci ha dato modo di capire di quanta idealità è ancora capace oggi l'uomo moderno. Tutto questo passerà, Filippo. Passerà. Già. Passerà. 12 anni, cosa vuoi che siano? E poi ce ne restano altri 25 o 30 da vivere insieme, Coraggio. Il mondo non riesce ad essere così cattivo come vorrebbe. Anche se il corso delle cose spesso si fa e si snatura al di fuori dei nostri voleri. Tu sei la risolutezza, Anna, e io l'indecisione.
Tu sei la più forte di tutti noi. Tutti noi pendiamo da te come un filo, che se si spezza, buonanotte. Andiamo tutti a gambe all'aria. La vicenda narrata in questa puntata si svolge fra il 1886 e il 1898. In quegli anni accadde anche 1886. La guerra banale decisa dal governo italiano contro la Francia fa precipitare il paese in una gravissima crisi economica. Moti insurrezionali scoppiati nelle campagne e soprattutto in Sicilia sono repressi con l'applicazione dello stato d'assedio e l'intervento dell'esercito. 1887. Francesco Crispi diventa capo del governo. Ex garibaldino repubblicano, Crispi si rivela ora un fervente triplicista, ammiratore di Bismarck e fautore di una politica di espansione coloniale. Per combattere l'internazionale adotta severe misure repressive e riduce il corpo elettorale dal 9 al 7% della popolazione. A Chicago vengono impiccati 5 anarchici accusati di avere provocato incidenti e scontri con la polizia. 1889. Il Congresso Socialista Internazionale di Parigi approva una risoluzione per una grande manifestazione a data fissa in modo che i lavoratori di tutti i paesi richiedano simultaneamente ai rispettivi governi la giornata lavorativa di 8 ore. La data prescelta è il 1 maggio. 1891. Esce a Milano il primo numero della Critica Sociale, fondata da Filippo Turati e Anna Kulishoff. Rivista politica di respiro europeo, voluta da Turati per svolgere concreta azione politica indipendentemente dall'astratta teoria, avrà fra i suoi collaboratori anche Enrico Engels, Leonide Abissolati, Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Cesare Lombroso, Gaetano Salvemini, Claudio Treves, Rodolfo Mondolfo e Carlo Rosselli. 1892. Nasce a Genova il Partito Socialista Italiano, il primo partito nella storia d'Italia che giunge a darsi un'organizzazione moderna. Il Partito Socialista Italiano, liberatosi delle fanciullesche illusioni degli anarchici e della loro metafisica nichilista, sotto la guida di Filippo Turati e di Anna Kulishoff, assume la guida della classe lavoratrice italiana. 1893. Giovanni Giolitti, da poco capo del governo, è travolto dallo scandalo della Banca Romana. 1894. Crispi, appena ritornato al governo, inizia l'avventura africana che si concluderà nel 1896 col disastro militare di Adua. L'anarchico Sante Caserio uccide il presidente francese Carnot. 1896. Esce a Roma il primo numero dell'Avanti, quotidiano del Partito Socialista Italiano. 1897. L'anarchico Pietro Acciarito attenta alla vita di Umberto I. Il re se la cava con un graffio. L'anarchico Michele Angiolillo uccide il presidente spagnolo Canovas. L'anarchico Luigi Lucchini uccide a Ginevra l'imperatrice d'Austria Elisabetta. 1898. A Milano il generale Bava Beccaris fa bombardare con i mortai una folla di dimostranti. Risultato 80 morti, 450 feriti e migliaia di arresti. A Bava Beccaris, pacificatore di Milano, Umberto I assegna a motu proprio la croce dell'Ordine Militare di Savoia per il servizio reso alla civiltà. Il sole è tramontato e dalla cima dei pioppi tu puoi vederlo. O capo, perché ci rubi una mezz'ora ancora? Che risai anche un minuto ci sembra eterno. A Molinella ci sono i moscerini, quelli ci succhiano il sangue per tutto il giorno, e a mezzogiorno batte sempre più duro il sole, e così ci abbrustolisce anche il sudore. O capo, non ne devi approfittare, se siamo donne senza l'orologio, le ore le sappiamo calcolare, è la fatica che ne fa contare.
sole tramontato e la cima dei pioppi tu puoi vederlo. Oh capo, perché ci rubi una mezz'ora ancora? Che risai anche un minuto ci sembra eterno. A Molinella ci sono i moscerini. Milano, ottobre 1924. Anna Kulishov, ormai anziana e malata, rievoca in compagnia di Turati gli episodi più salienti della propria vita. Dopo un periodo di attività rivoluzionaria in Russia, Anna, costretta ad espatriare, aderisce all'Internazionale Socialista. Insieme ad Andrea Costa percorre tutta la strada delle diversificazioni del movimento, tra dissidi e contrasti, sempre con la minaccia del carcere, dove spesso viene rinchiusa. Così, dai primi atteggiamenti anarchici, la Kulishov e Costa approdano insieme alle posizioni di un partito che vuole imporsi seguendo la via legalitaria delle elezioni e della partecipazione democratica. Dopo la nascita della figlia Andreina, sorgono i primi contrasti con Costa. Anna, dopo una serie di peregrinazioni in Svizzera e in Italia, si iscrive all'Università di Napoli per laurearsi in medicina. La rottura con Costa diviene definitiva e la Kulishov si stabilisce con la bambina a Como, dove, grazie all'interessamento di Turati, che ha conosciuto da poco, può aprire un ambulatorio. E lei che male ha? Lavora troppo. Il sodalizio con Turati va maturando, tanto che Anna decide di trasferirsi con lui a Milano. Turati, che dalle giovanili posizioni di Democrazia Radicale era passato al socialismo, opera ora attivamente nel partito. Fonda la rivista Critica Sociale e nel 1892, al congresso di Genova, insieme con Prampolini, collabora alla fondazione del Partito dei Lavoratori Italiani. È proprio in questa occasione che si opera il distacco definitivo dal partito delle correnti anarchiche. Turati occupa adesso posizioni di prestigio, tanto che viene eletto deputato in Parlamento. Ma arriva il 98, un anno di sommosse e di repressioni sanguinose. A Milano il generale Bava Beccaris proclama lo stato d'assedio. Sulle piazze si contano 400 morti. Anna Kulishov e Turati vengono imprigionati. Nel successivo processo, condannati rispettivamente a 2 e 12 anni di carcere. E quando muoio io, non voglio pianti, non voglio il prete nel vestito nero, ci voglio l'amor mio, che bello altero, è la bandiera dei lavoratori, e poi voglio la banda del paese, perché la banda a me mi fa allegria, è il nome del mio amor sulla ghirlanda, e un poco del suo cuore portarmi via. Ci voglio il sole, il cielo azzurro che agli occhi del mio amore, ci voglio la speranza dentro il cuore, nell'avvenire dei lavoratori, e poi voglio la banda del paese, perché la banda a me mi fa allegria, e suoni la canzone che è sempre in fiamma, e parla di giustizia, e così sia. Bye.
quale fu emanato un indulto inaspettato per i condannati a pene non superiori ai 2 anni. Signora Annetta, visite. Io esco, ma Filippo no. È solo un quarto di libertà la mia. 3/4 rimangono in carcere. Non sai che lascio questa cella quasi con malinconia? Quattro mesi sono lunghi, sai. Si finisce per abituarsi ai luoghi dove abbiamo pianto. Ma di lui, che ne sai? Ma non sai niente di lui? Ma niente? Non ce la fa, vero? Non ce la può fare. Dodici anni, Nini. 12 anni. È un tempo infinito, sai? Il terrore, la pazzia. La morte. 12 anni. L'hai visto, mamma? Sì. Questa volta sono riuscita a parlargli. Oh, che noia. Ogni volta mi fanno un sacco di difficoltà. Per la legge siete 2 amici soltanto. Sì, dopo 15 anni. Dico per la legge. Se foste marito e moglie, forse... E allora ci sposiamo, visto che per sposarci ci voleva la galera. Simbolico. Mamma. Voglio vedere. Voglio vedere se lo terranno ancora dentro, una volta rieletto. Ma perché? Lo liberano se lo rieleggono. Bambina mia. Tu di politica proprio, eh? Ma certo, se lo rieleggono avrà l'immunità parlamentare. E rieletto lo sarà. E con una valanga di voti. Terrà tutti, compagni e avversari. Tornerà capogruppo socialista in Parlamento.
Finalmente soli, eh? 13 mesi. Sono tanti. È stata una bella festa, no? La maggioranza assoluta di voti in tutta Italia. Ormai sei capogruppo socialista a vita. Un bel trionfo. Adesso... Adesso in Italia c'è solo Turati, Milano, il Dom e il Panetton. Che cari amici tutti quanti. E quanto mi hanno aiutato mentre non c'eri. Nessuno che dubitasse della vittoria. Sì, sì, tu avevi previsto esattamente quello che è successo. Sei una strega. Una Sibilla. Dammi un bacio, Filippo. Andreina è stata il mio rimorso continuo, il mio incubo. È sempre stata una brava ragazza, buona, gentile, abbastanza intelligente, fatta per la famiglia e i figli. Non è mai stata socialista né miscredente. È una malinconia doversi convincere che noi non siamo i nostri figli e che loro vogliono vivere a modo loro. Come noi, ai nostri tempi. Ci deve essere una legge di equilibrio. Io mi sono ribellata contro tutto e contro tutti. E ora mia figlia era tutto il contrario. Era innamorata. Voleva sposarsi. Se penso a quello che è successo dopo, ho un vero rimorso. 5 anni li ho fatti penare. Quanto si può essere crudeli con le persone più care. Tu hai la sfortuna di essere la figlia di una madre respinta dalla società. Ma lui non la pensa così. Lui ti vuole bene. Ma Luigi è innamorato, bambina mia. Ed è buono e onesto. E se no, con i pregiudizi di casa sua non ti sposerebbe mai, guarda. Ma io sono una che ha provocato la società in tutti i modi. E quella gente non se lo dimentica. Non dire quella gente. Ma non ce l'ho con loro. Anzi. In questa occasione si sono dimostrati larghi di vedute. Ma un matrimonio in chiesa, Ninì. Ma non è neppure pensabile. Ma lo sai cosa accadrà? Tuo padre monterà su tutte le furie e i giornali faranno dell'ironia. La figlia di Andrea Costa e di Anna Kulishov si sposa in chiesa con un giovane Gavazzi. Famiglia di conservatori e clericali. Ma nessuno mi obbliga. Io mi sposo in chiesa perché ci credo. Lo so. E ti rispetto. Poi hai 22 anni e il diritto di fare come ti pare a te. Vedi, Nini,
Io le formalità del matrimonio le odio tutte, civili e religiose. Anzi, semmai disprezzo di più l'atto commerciale del matrimonio civile. Perché nel matrimonio religioso, almeno per un momento, si ha la sensazione di una fusione di anime. Mamma, io non voglio farti soffrire, ma non posso rinnegarlo quello che credo. Se vuoi, rinuncio e non mi sposo. Ma no, no. Hai sofferto già troppo tu per gli slanci di tua madre. E allora quando ti sposi? Fra 3 mesi. Oh. Costa si era infuriato. Naturalmente. Diceva che come madre socialista era un fallimento. No, non è una parola giusta. Sarebbe stato settario, primitivo. Non sarebbe stato da socialisti impedirle di sposarsi in chiesa. Come socialisti abbiamo l'obbligo di rispettare l'individualità dei nostri figli. Costa tenne duro, fece il muso. Ma io pensavo, aspetta che Andreina abbia un figlio e vedrai che tutto cambierà. Signora, Ciuranna, ese è un signore per lei. A quest'ora? E gli disse di scusarlo, ma è di passaggio. È l'onorevole Costa. Costa? Andrea Costa? Sì. Sono in ordine? Sì. Tieni. Il bastone, dai, dammi il bastone. Anna, cara. Andrea. Posso darti un bacio? Caro. Dimenticavo. L'iniziativa la vuoi sempre tu. Sai, ho visto Ninì e la bambina e Luigi. Ti piace di essere nonno? Anche a me. Nonni. Ma ti rendi conto, Andrea? Andreina. E la politica? Lo sai che comincio a essere preoccupata per te? Ne parlano un po' troppo bene di Andrea Costa. Amici e nemici. E compagni. Non lo trovi un brutto segno? Se continui così, finirai per essere presidente alla Camera. O magari ministro. Cosa vuoi, offendermi? Per ringraziarmi di esserti venuto a trovare. Ma no, Andrea. Solo che io
Io ti ho in mente quando dicevi avanti, avanti. E non vorrei che tu ti fermassi. Non le vuoi proprio vedere? Le fotografie del matrimonio di Ninì? Era diventato innocuo, povero Andreino. E io mi sentivo stringere il cuore. Il nostro decano del socialismo era diventato l'ombra di se stesso. Fu una delle ultime volte che ci vemmo. Una vita sciupata, dicevi. Certo. Tanti anni di lavoro, di speranze, di vittorie, anche di grandi vittorie. E ora tutto sembra svanito. Così. Ma lo sai perché? Forse abbiamo sofferto troppo poco, noi socialisti italiani. Per carità, un po' di prigione nel 98. Sembravano grandi cose allora. E ci hanno portato avanti per 20 anni. Un partito non può vivere di rendita su qualche anno di prigione accantonato 20 anni prima. 20 anni fa sembrava che andasse tutto a gonfie vele. Ma io lo sentivo che c'era pericolo e cercavo di dirlo. Ma ti ricordi quanto battevo e ribattevo sullo stesso chiodo? Riforme, poche, subito, ma vere. Ma il partito preferiva le discussioni teoriche. E la battaglia per il suffragio universale? Io dicevo subito, ma per tutti, uomini e donne. Ora lo capite. Ma ora è tardi. Nel 4 e nell'11, il voto alle donne voleva dire dare più voti ai preti. Quattro milioni di donne che lavorano e sanno cos'è la vita. Tutte succubi dei preti. Il sole è tramontato e dalla cima dei pioppi tu puoi vederlo. Oh capo, perché ci rubi una mezz'ora ancora, che non risai anche un minuto, ci sembra eterno. A Molinella ci sono i moscerini, quelli ci succhiano il sangue per tutto il giorno, e a mezzogiorno batte sempre più duro il sole, e così ci abbrustolisce anche il sudore. Oh capo, non ne devi approfittare, se siamo donne e senza l'orologio, le ore le sappiamo calcolare, è la fatica che le fa contare. Lo so. In quel periodo abbiamo ottenuto molto. Solo ora ce ne rendiamo conto. Però, quante limitazioni. Quando penso a dove eravamo arrivati e a dove siamo ora, mi darei dei pugni in testa. E tu, povero Cristo, a sgobbare in Parlamento, a sistemare i postini, i ferrovieri, i tabaccai, tutte cose sacrosante, ma che non portavano a nessun passo avanti decisivo. Ci ritrovammo sempre più soli,
E infatti venne fuori Mussolini. Un opportunista perfetto. Questo lo dicevo io. Tu nel 12 un po' lo difendevi, il cialtrone. Sì. Se era difenderlo, capire che toccava dei punti deboli. Che ci coglieva nei nostri problemi più veri. E che era più prudente prenderlo sul serio che snobbarlo. Ancora. Dovremmo farci l'abitudine. Magari questa musica dura altri 20 anni. Che ne dicano la direzione del partito e i comunisti. Per loro ogni giorno è buono. È finito, è morto, è seppellito. Quello ci seppellisce prima noi. Ma è strano. È strano come i dirigenti socialisti siano stati colpiti da un certo punto in poi, non lo so, da cecità. Si andava alla guerra e loro dicevano che non era vero. Poi la guerra scoppia e il partito cosa sa fare? Né aderire né sabotare. Che poi non era una parola d'ordine e tantomeno una parola d'ordine socialista. Ma tu l'hai rispettata. Sì. Sì. E non me ne pento. E nel 14 era Manzini di Treves. La pressione del nazionalismo cresce con forme di rinnovata violenza. Ma il Partito Socialista riuscirà ad arginare questa ondata irrazionalistica con la forza delle sue convinzioni. E in nessun modo, Anna, devono essere intese nel senso dell'intervento. Interventista. Io. Non sarà la parola esatta, però. Claudio, il pacifismo borghese ha fatto fallimento. L'internazionalismo operaio, meglio non parlarne. E allora? Visto che questa guerra, per amore o per forza, faranno fare. Non è lecito pensare. Su, ditelo che siete per la guerra rivoluzionaria. E questo non è interventismo. L'emancipazione del proletariato dal servaggio del capitale. Non si può ottenere con movimenti di masse disorganizzate. Se poi saputo chi c'è dietro a questo? Se ne dicono tante. L'ambasciata di Francia, il Ministero degli Esteri, la Fiat, l'Ansaldo, gli zuccherieri, gli armatori genovesi, il resto del Carlino. Chiunque sia, il punto non è sapere chi finanzia Mussolini, ma perché questo avventuriero riesca a farsi passare come portavoce di gente seria, addirittura di compagni. Gente che da questa guerra spera che nasca la rivoluzione. Venduti anche loro? No. Claudio, qui non si tratta di diventare interventisti. Ma non possiamo continuare a far finta di nulla. L'Europa sta cambiando da cima a fondo. Un proletariato deve capirlo, non può non prenderne atto. Avevi torto. La guerra è come una malattia. Può uccidere, può indebolire. Nient'altro. Ma non ci fa né più saggi, né più ricchi, né più liberi, né più felici. Io nel 15 li avrei fucilati tutti.
Re, ministri, maggioranza, per alto tradimento. Eh già. Bisognava prima di tutto non chiudere gli occhi. E io avevo la morte nel cuore, quando la guerra scoppiò davvero. Poveri figli miei. In che mondo dovremo vivere? Tante lotte, tante speranze. E invece eravamo solo burattini, in mano a burattinai incoscienti. Ci hanno fatto recitare finché non si sono stufati. Poi hanno spento i lumi. E buonanotte. Io morirò con un rimorso, Ninì. Quello di aver messo al mondo te, che hai messo al mondo loro. Ero disperata. Ma nel 14 si poteva ancora fare qualcosa. Ma fantasia ci voleva. Energia. Nel 17, quando in Russia scoppiò la rivoluzione, sembrò che l'incubo fosse finito. E che potessimo riprendere le speranze. Quelle speranze che non si confessano neanche a noi stessi. La notte della caduta dello zar. Me la ricorderò sempre. Invece quell'anno, il 17, fu il più terribile. Mamma, arriva il treno! Caporetto. Ma lo sai dov'è Caporetto? Tu pensi al tuo Luigi, che ti è stato tolto così giovane. Eppure ha avuto la consolazione di morire nel suo letto, circondato dalla moglie e dai bambini. È vuoto. E va a fare il suo carico di dolore. Tornerà colmo. Stracolmo. E come questo ne torneranno a centinaia di treni così. Ti capisco, mamma. Tu dici, che cos'è la morte di un uomo per malattia davanti a tutto questo? Ma il dolore non si misura in quantità. Non si moltiplica e non si divide. Non ha limiti il dolore. E il mio non è niente di meno di tutti i dolori della guerra messi insieme.
corretto ce l'hanno sulla coscienza coi farabutti di generali. Incapaci. E invece eccoli pronti ad accusare di sabotaggio i socialisti e i bolscevichi. Ah, hanno fatto presto a ristampare articoli miei e di Treves, vecchi di 10 anni, per dimostrare che la sconfitta l'avevamo voluta noi, pagati dai tedeschi, naturalmente. Bisognerebbe capire perché gli italiani oggi credono a Panzani come la vittoria mutilata. Le masse sono esasperate. E Mussolini è un grande oratore. Sì, anche tu sei un grande oratore. Ma chi ti viene a sentire? Ma io mi rifiuto di dire alla gente quello che la gente si vuol sentir dire. Io ho paura, Anna. Ho paura per te. Per me. Io, semmai. Per te. Ma va là, va là. Che siamo due vecchietti che hanno paura l'uno per l'altro. Abbaiano, ma non morderanno. Filippo, qualunque cosa accadrà di noi due, dalla vita avremo avuto almeno questo. Una concordia di sentimenti, di progetti, di idee. Anche quando eravamo divisi. Come se lo spazio fra noi fosse stato abolito. E non sorridere, sai. Non sfoderare la tua famosa ironia. Ma tu credi che proprio in questa occasione... Vedi, la nostra vita insieme è stata... è una grande impresa morale. E io volevo dirtelo proprio in questo momento. Anche se abbiamo litigato tanto. Discusso. Discusso e litigato. Cosacca. Forse hai ragione. Oggi il coraggio di compromettermi ce l'avrei. Guarda, oggi pur di buttar giù Mussolini, ma direi di sì a Giolitti, a Nitti, ma anche a Don Sturzo. Sono stato anche dal re, perfino dal re.
tutto è sempre soltanto questione di tempo. Noi della sinistra ci siamo sempre illusi che il tempo lavorasse sempre per noi. Ma 20 anni fa, ma dico 20 anni fa, quanto tempo abbiamo sprecato con le correnti, con le discussioni, con le beghe locali, con l'anticlericalismo vecchio stampo. Abbiamo creduto, ingenui, che la borghesia italiana capisse che era suo interesse accettare le riforme. Forse. Ma poi la borghesia italiana è sempre una borghesia che le riforme le concede anche. Ma se gliele imponi. E così, quando la gente si sente sistematicamente presa per il naso, perde la testa, torna anarchica e si mette a sparare in piazza. E se un Mussolini manca, se lo inventa. Cristo! Ma possibile che non ci sia il modo di mettere a posto questi delinquenti? Il modo c'era. La guerra civile. Ma la guerra civile, anche se avessimo potuto farla, ne avevamo il diritto. Le spedizioni punitive fasciste sono condotte come al fronte. Mobilità, concentrazione e sorpresa. Le squadre sono guidate da ufficiali dell'esercito, che fornisce tutto. Armi, munizioni, camion, benzina. Ufficiali? Regolari? No, sono ufficiali in congedo. I fascisti hanno spie dappertutto. I prefetti non vedono e non sentono. I carabinieri spalleggiano e prima di ogni azione la polizia disarma i compagni. Nella mia provincia abbiamo conquistato 65 comuni. In 3 settimane erano caduti tutti, uno dopo l'altro. Sono paesetti piccoli. Arriva una squadra all'improvviso, come si fa a resistere? I fascisti poi non li conosce nessuno, vengono da un'altra provincia e spariscono così come sono arrivati. E i nostri invece si abbarbicano nelle case del popolo e più in là non vedono. E tra il camion e le case del popolo vince il camion. E mai che nessuno dei nostri venga in mente di collegarsi per resistere. In luglio i fasci erano 108. Oggi, in marzo, sono più di 1000. E pensare che potremmo difenderci benissimo anche noi se usassimo la stessa tattica. Però bisogna muoversi. La mia idea è questa. Facciamo anche noi delle squadre. Tanto ormai la guerra civile c'è. È inutile far finta di non vederla. Eravamo gente pacifica. Ci hanno dato le armi, ci hanno insegnato ad usarle. Centinaia di migliaia di uomini inquadrati da ufficiali, come dico io. Ma chi la poteva fare la rivoluzione se non loro? Si sa come sono andate le cose nel 19. Ma siamo ancora in tempo. E il problema politico? Ammesso che i socialisti vogliono imitare i criminali fascisti, questa impresa può tentarla solo la sinistra unita. Stiamo freschi. Io ho parlato con i comunisti. Mi hanno detto che faremmo il gioco della borghesia. La resistenza armata se la faranno loro, ma su basi di partito e senza i socialisti. Batteranno tutti. E in più faranno la rivoluzione. Ebbene, a costo di sembrare dei vigliacchi, non dobbiamo rispondere con la violenza. La pensereste così? Se foste uno dei 1300 licenziati della Fiat? Oppure un bracciante con famiglia senza paga? Oppure il figlio di un capolega assassinato? Compagno, Turati e Turati, non ve ne dimenticate. E poi ditemi, compagno, quanti ufficiali socialisti conoscete? Chissà che alla fin fine non avessero ragione loro, gli arditi del popolo, e non noi. Non siamo più marxisti?
cosa siamo diventati? Leninisti o terroristi? Non dire, Santo Padre, che quello è peccato, perché le tue parole saranno vane. Può darsi che sia un peccato, può anche darsi che sia un crimine, ma per restituire la libertà alla terra, al popolo russo, io sono pronta ad assumermi tutti i crimini, tutti i peccati. Hai letto? È il necrologio di Vera Zasulic. C'è scritto anche che la mamma in Russia faceva parte dello stesso gruppo terroristico. Non è vero. Dimmi che non è vero. Erano altri tempi. E poi si trattava di decisioni collettive. Hai conosciuto anche tu, Vera. E non era una donna buona, intelligente, delicata. Non era una donna come la mamma. Se Vera era come la mamma, allora anche la mamma era come Vera. Capace di uccidere. Non ho mai sparato a nessuno. Mai messo bombe. E mai fatto attentati. Forse, se avessi creduto di doverlo fare, l'avrei fatto anch'io. Almeno credo. Se Andreina capisse qualcosa di politica, avrei potuto aggiungere che il terrorismo allora poteva anche sembrare utile. Oggi serve solo ai fascisti. Ogni tempo ha le sue esigenze. Hai notato come i conservatori guardano con più simpatia gli estremisti, i rivoluzionari, i sindacalisti, piuttosto che noi, poveri riformati. E oggi seguono quelli che cercano le scorciatoie, che montano i colpi di mano, che organizzano le masse, perché sono al di sopra loro delle masse. Eh sì, si sentono i depositari della verità, in grado di pensare per gli altri, al posto degli altri, per il bene degli altri. E per il loro bene sono anche capaci di mandarli al macello. Ci hanno sconfitti. Beh, lo vedremo chi sarà davvero sconfitto. Alla fine. Io comunque sconfitto non mi sento. Neanche con quelli che sembrano i vincitori. Ah. Persino Lenin, oggi 1924, non rifarebbe il colpo del novembre del 17. Anche se lui dice che, sì, che il potere lo si prende quando si può e non quando si vuole. Non c'è niente di peggio per un rivoluzionario che prendere il potere quando la rivoluzione non è matura. E chi lo stabilirà, Anna, se è matura? Le masse? O i dirigenti? Con la barba di Turati si fa gli spassolini, per lucidar le scarpe del Benito Mussolini. Avvocato, signora,
Arrivano. Non perdiamo la testa. Ecco, sì, portiamo la signora di là del palatoio. Appunto. Vieni, Anna. Credi? Credi che bisogna? No, ma non si sa mai. La vicenda narrata in questa puntata si svolge fra il 1899 e il 1925. In quegli anni accadde anche 1900. L'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza re Umberto I con 3 colpi di pistola. Il principe ereditario Vittorio Emanuele III è incoronato re. 1904. Proclamato in Italia il primo sciopero generale contro gli eccidi dei proletari. Inizia l'età giolittiana. I socialisti riformisti di Turati sono invitati da Giolitti a entrare nel governo, ma l'offerta è respinta per salvare l'unità del partito. Il governo si dichiara neutrale nei conflitti fra capitale e lavoro. 1908. Al congresso socialista di Firenze vince l'ala riformista. 1910. Muore Andrea Costa. 1911. Scoppia la guerra italo-turca. L'esercito italiano sbarca in Libia. 1912. Giolitti concede il suffragio universale maschile. Possono votare tutti coloro che sanno leggere e scrivere. 1914. Scoppia la prima guerra mondiale. 1915. L'Italia interviene nel conflitto al fianco di Francia e Inghilterra. I socialisti sono contrari e lanciano la parola d'ordine: non aderire, non sabotare. 1917. In Russia scoppia la rivoluzione. Dopo alcuni tentativi operati per la formazione di governi democratici, i bolscevichi prendono il potere. Lenin instaura la dittatura del proletariato. 1919. Alle elezioni politiche i socialisti conquistano 156 seggi. 100 seggi vanno al Partito Popolare, guidato da Don Sturzo. Mussolini fonda a Milano i fasci di combattimento. Moti spartachisti in Germania. In Ungheria, Béla Kun fonda una repubblica dei Soviet. 1920. Il biennio rosso si conclude con la sconfitta della classe lavoratrice. Iniziano le violenze dei fascisti, finanziati soprattutto dagli agrari. Anche in Germania e in Ungheria sono repressi i movimenti popolari.
1921. A Livorno, l'ala comunista del Partito Socialista Italiano, che si ispira alla rivoluzione bolscevica, si stacca dal partito e fonda il Partito Comunista d'Italia. È l'episodio più drammatico, ma anche conclusivo, di un lungo dibattito fra i riformisti e i rivoluzionari. Turati, rivolto ai compagni che lasciano il partito, dichiara: «Un giorno sarete forzati a ritornare sulla vecchia strada». 1922. Favorito dallo sfascio del regime liberale, dalla complicità del sovrano e dalla crisi che attanaglia il movimento operaio, Mussolini, con la marcia su Roma, conquista il potere nel paese. 1924. I fascisti uccidono Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, nato dalla scissione dei massimalisti. Matteotti ha pronunciato alla Camera un coraggioso discorso d'accusa contro le illegalità e le violenze del governo di Mussolini. Per questo lo hanno ucciso. Il sole tramontato e dalla cima dei pioppi tu puoi vederlo. Oh capo, perché ci rubi una mezz'ora ancora? Che risaia, anche un minuto ci sembra eterno. A Molinella ci sono i moscerini, quelli ci succhiano il sangue per tutto il giorno. E a mezzogiorno batte sempre più duro il sole, e così ci abbrustolisce anche il sudore. O capo, non ne devi approfittare, se siamo donne senza l'orologio, le ore le sappiamo calcolare. Contar.